c'era con me. Randy aveva già una figlia, Frida. Lei militava in alcuni movimenti di protesta. 3 anni fa a Trieste seguiva uno sciopero di portuali, io ero a capo del servizio di ordine pubblico. La situazione era tranquilla, poi i manifestanti hanno cominciato ad aggredirci e io ho ordinato una carica. Quando la situazione si è calmata, Frida era a terra, uccisa da un colpo violento alla testa. Il processo poi ha dimostrato che il colpo era stato inferto da uno dei dimostranti, ma Randy non si è mai rassegnato. Per i miei 3 figli, Sabrina, Antonio, Sofia, papà è qua per voi, per la vostra libertà. Guardatelo, orbitatelo, lottate, non arrendetevi mai come non l'avevo fatto io. Mamma vi vuole bene, è qui per voi. Fino alla fine, fino alla fine. Qualsiasi sia, io da quando mi muovo. Per voi, solo per voi. E per tutti i bambini di questo pianeta. Non ho altro da dire, è così. Anche per i bambini dei poliziotti, anche loro. Sono anche loro i nostri bambini. Ma c'è altro, cosa vuoi che dica? Che mi fa male vedere la gente che io ho trattato bene, come fratelli. Non pensavo che avevano ragione gli altri. Io apro. Io apro. Io apro. Questo è il vostro guido di guerra e quindi voi aprite e io sarò con voi. Io apro è semplice. Corrisponde tra l'altro a un imperativo della nostra vita civile, l'articolo 1 della Costituzione, che dice che la Repubblica si basa sul lavoro. Io apro, quindi lavoro. E apro, se qualcuno mi deve dare delle prescrizioni, come è sempre stato. Io ho tanti anni, ho visto tante prescrizioni, ma tutti hanno lavorato rispettando alcune norme che possono sembrare utili in tempi difficili. Buonasera a tutti, sono Ferrari Hermes, con mia moglie siamo i titolari di Regina Margherita Modena. Volevamo far sapere a tutti i nostri clienti che dal 15 gennaio 2021 aderiamo all'iniziativa di tutti i ristoratori d'Italia, saremo in 50.000, apriremo ad oltranza, apriremo pranzo e cena. Quindi vi aspettiamo in tanti perché io apro e voi non apriamo! Io non ho sintomi, sicché non mi tampono per niente, io sono una persona sana e tale rimango. Quindi Mattarella, Speranza, andate a fare nel culo, mettetevele nel culo i tamponi. Vediamo. Vorrei vedervi cadere come mosche. Andrea Scanzi, giornalista. Tutti i vaccinabili siano immunizzati con le buone o con le cattive. Matteo Bassetti, infettivologo. Mi impegnerò a staccare la spina ai pazienti non vaccinati. Carlotta Saporetti, infermiera. I rider dovrebbero sputare nel cibo dei Novax. David Parenzo, giornalista. Gli bucherò una decina di volte la solita vena facendo finta di non prenderla e poi altro che mi verrà in mente. Francesca Bertellotti, infermiera. Per loro non faccio più le corse, si arrangiassero. Stefania Trezza, infermiera. Io sono molto democratico, campi di sterminio per chi non si vaccina. Giuseppe Gigantino, dottore. Criminali Novax. Libero Quotidiano del 21 agosto 2021. Gli integralisti delle cure domiciliari. Zona Bianca, Rete 4. Soluzione campi di concentramento e camere a gas. Marianna Rubino, medico. Carrozze dei treni dove segregare i Novax. Mauro Felicori, assessore alla cultura Emilia-Romagna.
Ricoverare per Covid amici non vaccinati lo trovo uno dei momenti più straordinari dell'umanità. Mirko Ribul, medico. Li intubo senza anestesia, poi gli chiedo come stanno. Sara Dalla Torre, infermiera. Sarò felice di mettergli le sonde necessarie negli appositi posti. Lo farò con un pizzico di favore in più. Cesare Manzini, infermiere. Come sorci resteranno chiusi in casa gli arresti domiciliari. Roberto Burioni, virologo. Non voglio essere infettata da loro. Alessia Morani, deputata del PD. Vorrei vederli ridotti a una poltiglia verdastra. Selvaggia Lucarelli, opinionista. Appello a non vaccinarsi e a morire e far morire. Mario Draghi, presidente del Consiglio dei Ministri. Prego Dio affinché i Novax muoiano velocemente. Giovanni Spano, vice sindaco di Villa Cidro. I cani possono sempre entrare, solo voi, come è giusto, resterete fuori. Sebastiano Messina, giornalista. Sono dei criminali, associazioni organizzate contro lo Stato. Matteo Bassetti, infettivologo. I Novax si paghino i ricoveri da soli. Alessio D'Amato, assessore alla sanità del Lazio. Novax fuori dai luoghi pubblici. Eugenio Giani, presidente della regione Toscana. Escludiamo gli evasori vaccinali dalla vita civile. Stefano Feltri, direttore di Domani. Stiamo aspettando che i Novax si estinguano da soli. Paolo Guzzanti, giornalista. Non vaccinati mettano un cartello al collo, sarà possibile scansarli. Angelo Giovannini, sindaco di Bonporto. I Novax sono terroristi e vanno sfamati con il piombo. Richiamate Bava Beccaris. Giuliano Cazzola, giornalista e candidato Europa Più.